Ciao a tutti ragazzi dal vostro Udinì e bentornati ancora qui su WeTech. Continuiamo a parlare di Samsung dopo la live del 20 febbraio, durante la quale abbiamo proprio seguito in diretta l'evento Unpacking proprio di Samsung, nel quale sono stati presentati i nuovi prodotti della lineup di fascia alta, proprio appunto della casa coreana. Abbiamo visto diversi rumors che sono stati tra altre cose confermati, quindi la doppia fotocamera frontale per quanto riguarda l'S10 Plus, abbiamo visto le tre camere posteriori proprio per entrambi S10 e S10 Plus, abbiamo visto i diversi tagli di memoria che vanno dai 128 GB con 6 GB di RAM fino ad arrivare proprio nella versione S10 Plus, la top di gamma, ad avere 12 GB e 1 TB di storage interno. Abbiamo visto inoltre degli schermi davvero davvero molto performanti. Abbiamo visto che il lettore di impronte digitali è situato al di sotto dello schermo, non come nel classico sensore biometrico che abbiamo visto qualche anno fa proprio sui prodotti Samsung, già a partire dall'S10e, ovvero il piccolo nato in casa Samsung. Infatti, in questo anno 2019 i modelli saranno tre: il 10e, il 10 Standard e il 10 Plus. Samsung principalmente si è soffermata tantissimo per quanto riguarda l'aspetto della fotocamera. Abbiamo visto fotocamere molto performanti, abbiamo visto un grandangolo che sarà in grado di dare davvero un effetto wow alle nostre riprese per quanto riguarda il panorama, ma delle fotocamere che sono comunque ottimali anche per fare dei selfie dei primi piani e comunque poterli poi andare a postare sui vari social. Infatti abbiamo visto diverse modalità di scatto che sono proprio super compatibili, specialmente con Instagram. Inoltre, secondo Samsung, le prestazioni sia per quanto riguarda la CPU ma anche della GPU sono state incrementate dal 29 al 39% rispetto ai prodotti dello scorso anno, il che chiaramente darà un boost enorme per quanto riguarda le prestazioni sia per l'utilizzo quotidiano ma soprattutto, proprio secondo Samsung, per l'utilizzo gaming. Durante questo evento Samsung ha presentato ovviamente tutta quanta quella che è la lineup della serie 10 ma anche tanti altri dispositivi e accessori, tra cui i Samsung Buds che non sono altro che una miglioria sia a livello software e hardware, ma anche a livello di peso, quindi sono molto alleggerito, delle vecchie Icon X. Quindi parliamo di auricolari che hanno una caratteristica fondamentale, ovvero il doppio microfono. Infatti, l'utilizzo di questi microfoni è isolato in base proprio alla condizione in cui ci si va a trovare. Se siamo in una stanza in cui siamo soli o comunque c'è poca gente e il rumore di sottofondo è davvero poco, si va a utilizzare il classico microfono esterno rispetto appunto a questi auricolari, che non farà fatica a isolare appunto la nostra voce rispetto a quelli che sono i rumori ambientali. Se invece ci andiamo a trovare in una zona molto più affollata e magari molto più rumorosa, il microfono che si andrà ad attivare è quello interno che andrà a ricevere la nostra voce proprio dall'interno del nostro orecchio, isolando quindi in maniera migliore la nostra voce e quindi permetterà di avere delle conversazioni sicuramente più pulite e sicuramente molto più gradevoli. Si è parlato inoltre anche tantissimo del nuovo 5G, ovvero la nuova tecnologia per quanto riguarda la trasmissione dati e anche voce. Infatti Samsung ha stretto delle collaborazioni con tantissimi operatori telefonici, sia europei che asiatici, ma anche statunitensi, appunto, per andare a ottimizzare i suoi dispositivi, appunto, con questa nuova tecnologia, il 5G. Detto questo, però, la cosa più innovativa che è stata presentata proprio durante l'evento Samsung è il Samsung Fold. Quello che io pensavo fosse in effetti il classico leak che non avrebbe avuto nessun tipo di riscontro positivo durante l'evento appunto di presentazione, e invece c'è. Abbiamo quindi un dispositivo praticamente pieghevole che si può trasformare da un normale cellulare a un vero e proprio tablet. Infatti, aprendo la cerniera e quindi utilizzando entrambi gli schermi, che sono poi ovviamente estesi e quindi utilizzabili come un unico schermo, possiamo arrivare fino a ben 7,3 pollici di diagonale e ci permetterà di andare a gestire ben tre applicazioni contemporaneamente. Come caratteristiche interne, ovviamente sarà un top di gamma, troveremo sicuramente lo stesso processore che andrà a gestire la serie 10 e soprattutto i ben 12 GB di RAM, ma quello che conta è che davvero siamo davanti alla vera innovazione. A livello estetico, specialmente da chiuso, non è bellissimo, infatti abbiamo uno schermo che non è ottimizzato come quello di un Samsung S10, tantomeno di un Samsung S9, infatti non arriva neanche ad avere 6 pollici di diagonale ed è anche abbastanza spesso, credo che siano circa 2,5 cm o forse 3 cm, ma una volta aperto e quindi utilizzato come se fosse un tablet, in questo caso avviene la magia. Lo schermo è davvero molto luminoso, davvero molto performante, ha una risoluzione davvero ottima e i colori sono davvero molto nitidi. E in più il fatto di poter utilizzare le tre applicazioni contemporaneamente lo fa diventare simile davvero a un vero e proprio computer.
Quello che io realmente spero di questo dispositivo è che Samsung possa sbloccare a livello software l'utilizzo del DeX, in modo da poter avere davvero un utilizzo molto molto più versatile di un qualcosa che comunque andrà a costare circa 2000 dollari. Non so quale sarà poi la traduzione in euro, ma facciamo finta che possano diventare circa 2000 euro. Ovviamente il prezzo non può essere super economico e vi dirò di più, secondo me è un prezzo giusto per un dispositivo che deve andare a compensare quella che è l'utilizzo di uno smartphone e di un tablet contemporaneamente, e se dovesse essere anche aggiunta la funzione DeX potrebbe tranquillamente rimpiazzare anche un vero e proprio computer. Ovviamente io resto in attesa di poter utilizzare questi dispositivi e di poterli toccare con mano sia tutta quanta la serie 10 ma soprattutto questo Samsung Fold, che è davvero la novità per quanto riguarda il 2019. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per essere sempre notificati ogni volta che esce un video, ovviamente di commentare qua sotto quello che voi pensate di questi nuovissimi dispositivi di Samsung. Un bel like e una condivisione di questo video ci fanno ovviamente un grandissimo piacere e ci aiutano a crescere qui su YouTube. Come sempre io vi ringrazio e vi saluto. Per WeTech sono Houdini, ci vediamo al prossimo video.